Allora, questo è il 21 di marzo, il primo giorno della primavera in Italia. E quindi con questo video voglio augurare a tutti voi la rinascita, soprattutto quella rinascita che parte dalle piccole cose. Da adesso in poi noi affrontiamo un nuovo ciclo ed è un ciclo che ci indica che ci stiamo a fare qua su questo pianeta, e ci stiamo a fare solo una cosa: a dare amore agli altri. E perché la felicità è nel dare e non nel ricevere. Non ci deve essere per forza uno scambio, c'è semplicemente il poter dare. Ma in questo momento il dare ci chiedono che è quello di stare fermi, senza pensare, senza fare, senza un'alternativa. In questo momento lo stare fermi è anche un obbligo. Il Cristo è un esempio. Se fosse stato fermo, avrebbe fatto tutto quello che ha fatto? Questa è la domanda che vi faccio. Quindi la risposta ve la date da voi. Ci sono tanti problemi adesso, il MES, questo problema dell'entrare in questa trappola economica, come anche il problema della trappola americana, come tanti altri problemi di questi 30.000 soldati, come tanti altri tipi di problemi che abbiamo, questa fermata globale di tutte le attività è un problema. Ma comunque quello che sto cercando di dirvi è semplicemente che io non mi fermo, ma mi attivo per prevenire, perché è una responsabilità, ho una grossa responsabilità. Voglio che l'Italia continui ad andare avanti e quindi non mi fermo. Faccio di tutto per mandare avanti questo paese che mi ha dato tanto e a cui io dedico un'opera d'arte che è la mia vita. Sacrifico me per il mio paese. Ognuno di noi, ogni capo famiglia, ogni uomo sacro, santo, si deve sacrificare uno alla volta, in modo organizzato. Ci dobbiamo sacrificare fino all'ultimo uomo. Da adesso in poi non ci stiamo fermi. Dobbiamo dimostrare a chi ci obbliga a fare qualcosa che è ingiusto eticamente e moralmente, a capire che noi non ci fermeremo mai e che siamo pronti a sacrificare noi stessi per il bene degli altri. Questo è quello che noi faremo dal primo giorno di primavera fino alla primavera del 2021, che forse finirà, forse no, ma noi andremo avanti fino all'ultimo uomo.